Beh. Presidente, oggi celebrato un momento importante, si celebra l'autonomia siciliana, ha ancora un senso l'autonomia di questa? Ha un grandissimo senso, perché io voglio ricordare che nel 1946, quando venne approvato lo statuto della regione siciliana, questo venne approvato su base pattizia, cioè erano due entità paritetiche che si sono messe d'accordo per evitare la divisione e la lacerazione del paese, perché voglio ricordare che c'era stato un grande movimento indipendentista che solo dopo l'abbattimento del fascismo poteva uscire allo scoperto e venne riconosciuto allo Stato democratico. E quindi io non vorrei che il cattivo uso che sia fatto o la mala gestio che noi abbiamo avuto dal punto di vista politico invece debba incidere su quello che è stata una grande conquista del popolo siciliano. È chiaro che oggi l'autonomia va attualizzata, però dobbiamo anche riconoscere con molta chiarezza che sì, da parte della regione siciliana ci sono stati negli anni errori che stiamo correggendo, ma anche da parte dello Stato ci sono stati errori e inadempienze nel mancato riconoscimento dello Statuto, soprattutto in materia economica e fiscale e finanziaria, che hanno messo a tratti anche in ginocchio la regione siciliana, per cui non ci trasferiscono risorse perché teoricamente secondo lo statuto sono già nostre e in realtà non le abbiamo mai avute, e la Sicilia potrebbe benissimo vivere con le proprie risorse se si rispettasse lo statuto. A questa autonomia oggi vogliamo dare un particolare significato, il ricordo di Falcone, delle vittime della mafia attraverso il giardino della memoria, ma anche un messaggio anche di grande solidarietà, che è quello di premiare le capitanerie di Palermo e di Catania come circoscrizione, diciamo, orientale e occidentale, per il lavoro di salvataggio in mare che fanno dei poveri migranti, delle persone in difficoltà sul mare, delle vite che hanno salvato, ed è giusto che noi diamo questo riconoscimento delle istituzioni. Il terzo elemento importante è la battaglia che noi stiamo facendo in questo momento contro gli sprechi, la corruzione e i privilegi, anche attraverso la lotta che stiamo facendo contro i grandi evasori fiscali, perché attraverso il recupero di quelle risorse possiamo avviare quelle politiche di sviluppo, ma anche di solidarietà nei confronti dei poveri. Io penso al reddito di cittadinanza, che potrebbero essere attuate grazie alla lotta contro l'evasione fiscale. Un'altra domanda. Pare che il governo Renzi, per quanto riguarda la riforma del servizio idrico, vi abbia dato un timing, 90 giorni. C'è il rischio ulteriore che si parli di commissariamento della regione anche oltre al discorso dell'economia, settore economia anche questo? Veramente non siamo commissariati affatto sull'economia, mi pare che proprio non esiste il ragionamento, poi che mi pare normale se ci siano, io non sono visto, però è normale che ci siano dei tempi di allineamento, questo mi sembra anche abbastanza normale, voglio dire, non c'entra, anche perché noi abbiamo ritardo da parte delle varie realtà locali attorno all'avvio delle SRR, e questo mi pare normale che il governo ponga anche delle condizioni e dei termini. 90 giorni sono un periodo congruo e fattibile? Ma non è il problema dei 90 giorni, il problema è che è da anni che rinviamo legge su legge, decreto su decreto, quindi lo Stato è chiaro che a un certo punto vuole l'allineamento, molti non lo capiscono e pensano che è un capriccio della regione siciliana.